Poi, è manipolabile? Sì, certo che è manipolabile, soprattutto sui parametri d'ingresso, però molto meno di altri, quindi di nuovo è una valutazione relativa, non assoluta, perché i parametri d'ingresso che sono il costo opportunità del lavoro oppure del CO2 o quello che volete, il valore del tempo, possono variare, però sono oggetto di standard e dibattito internazionale, tant'è vero che sono definiti dalla Banca Mondiale, con qualche differenza dal Fondo Monetario Internazionale, dalla Commissione Europea, per cui ho lavorato molti anni, e io ho lavorato molti anni anche per redigere la manualistica sull'analisi costi e benefici della Commissione Europea. Quindi c'è un dibattito internazionale sui parametri, quindi è relativamente trasparente il sistema di parametri usato. Altri metodi che posso citarvi di passaggio, l'analisi di valore aggiunto e l'analisi multicriteria, sono molto più manipolabili dell'analisi costi-benefici, però non abbiamo qui tempo per spiegarvi perché sono molto più manipolabili e infatti non sono usati, se non in casi molto particolari, nella letteratura e nella prassi internazionale. Oh, se non è chiaro me lo dite, eh? Sì, prego, prego, è chiarissimo. Certo che è manipolabile, ma cosa? Gli altri sistemi, mi faccia finire, gli altri sistemi, ho detto, sono molto più manipolabili di questo.